Ciao a tutti, siamo in una stranamente silenziosa e vuota sala borsa che ha riaperto dal lunedì 18 e insomma con le dovute precauzioni e disposizioni. E siamo con Rossella, la presidentessa di Biblio Bologna, che ci parlerà un po' di come nasce la sua associazione e il suo progetto. Ciao Rossella. Ciao, ciao a tutti. Siamo molto contenti di essere qua. Biblio Bologna è un'associazione che nasce alla fine del 2011, è un nome che ha un sottonome, diciamo, ed è il seguente: Cittadini per le biblioteche, quindi è un sottotitolo che è parlante rispetto alle attività svolte per i cittadini. Nel 2011 inizia le proprie attività con alcune biblioteche di quartiere. Nasce proprio nel 2012 un servizio, un'attività di riparalibri. Circa una ventina di persone si occupano di riparare quei libri che le biblioteche, a partire da Sala Borsa, ma anche alcune biblioteche di quartiere, porterebbero al macero perché gravemente danneggiati. Allora, i riparalibri hanno acquisito delle specificità tecniche e un'attrezzatura tecnica in modo da poter salvare dalla distruzione questi libri. Un'altra attività che segue Biblio Bologna, molto gettonata e molto importante, è un mercatino dei libri. Mercatino dei libri che si tiene di mercoledì pomeriggio qui nella piazza coperta Sala Borsa. I libri vengono donati a Sala Borsa, sono per la maggior parte libri nuovi, sono titoli fuori copertina, sono rimanenze di magazzino, oppure sono libri usati ma usati pochissimo, che vengono donati a partire da un euro a offerta libera. Questi libri vengono rimessi in circolazione. Naturalmente le entrate del mercatino entrano a far parte delle casse dell'associazione, che è un'associazione di volontariato. Ci si occupa anche, si dà supporto anche all'aiuto compiti per ragazzini delle scuole elementari e delle scuole medie, ovviamente in alcune biblioteche di quartiere, mentre si svolgono due altre attività importanti, prevalentemente nella sede di Sala Borsa. Uno è una facilitazione informatica, un accostamento facilitato all'uso dei computer, dell'informatica, soprattutto all'utilizzo di internet, che si svolge una volta alla settimana in Sala Borsa il giovedì pomeriggio. L'altra attività rientra in un ciclo di eventi che porta il seguente titolo: Narrazioni interculturali, ovvero sono eventi culturali, no? Che a partire da un libro, a partire da un argomento talvolta anche da suggestioni che ci vengono dall'esterno, da esperti, eccetera, di solito questi eventi, narrazioni interculturali, vengono tenuti in Sala Borsa. Noi abbiamo un box tutto nostro dove siamo presenti 3-4 giorni alla settimana come attività di segreteria e anche di piccole riunioni. Per concludere ti volevo chiedere, avete dei progetti futuri, un modo insomma per far avvicinare un pochino più i giovani, farci entrare nel vivo delle vostre attività? Biblio Bologna costituisce per i giovani laureandi, laureati o impegnati in corsi di dottorato, partecipando alle diverse attività di Biblio Bologna, costruendo anche dei progetti, seguendo anche attività di tirocinio, i giovani, lancio un richiamo particolare a chi fosse interessato ad approfondire queste tematiche, potranno trovare occasione di approfondimento all'interno del sistema e in qualche modo, per certi aspetti, anche di imparare un po' il mestiere che è legato alle biblioteche, che non sono solo libri, ma che sono più in generale attività di cultura rivolta alla società, rivolta ai cittadini, grandi e piccoli, italiani e stranieri. Con questo scopo abbiamo negli ultimi mesi
approfittando anche dell'emergenza segregante del virus malefico, abbiamo cercato di curare insieme con Eliana, che è una delle nostre più attive socie, nel sito web alcune proposte che siano un po', diciamo così, di passatempo, ma di passatempo intelligente, con contenuti per il cittadino, grande e piccolo che sia, costretto in casa. Noi avevamo già una pagina Facebook che è nata quasi in concomitanza con l'associazione diversi anni fa. In questo periodo stavamo già lavorando al sito, che è nuovo di zecca, e abbiamo colto l'occasione per aggiungere, con una cadenza più o meno settimanale, dei contenuti in una nuova rubrica che ci siamo inventati per l'occasione. Abbiamo deciso di chiamarla Mai più soli ma ben accompagnati, proprio perché volevamo riprendere in maniera virtuale uno degli obiettivi, che è stare insieme e vivere la biblioteca come luogo di socialità, e non soltanto per ovviamente il suo principale scopo, che è andare a prendere in prestito uno dei meravigliosi contenuti che custodisce. In questa rubrica abbiamo deciso di viaggiare, di utilizzare la letteratura di viaggio come pretesto, di viaggiare insieme a grandissimi autori. Tutti questi contenuti sono a disposizione degli utenti. Ovviamente abbiamo anche dei link a libri che si possono prendere in prestito anche durante l'isolamento, per esempio attraverso la biblioteca digitale Emilib. Abbiamo dei link che ci riportano a degli audiolibri, dei link che ci riportano a dei film. In questo modo si può viaggiare, pur restando comodamente seduti sulla poltrona di casa, insieme a questi grandi autori. Allora, ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e spero di essere stata esauriente nella risposta alla tua domanda, Katia. Sì, grazie mille Rossella ed Eliana. Noi, sperando che questo periodo, insomma, di distanziamento sociale finisca presto, ci rivediamo con le vostre attività sulla pagina Facebook Biblio Bologna e buon lavoro per la ripartenza.